E in quella revisione del PNRR che libera risorse per 21 miliardi di euro c'è un impegno molto importante a favore delle zone alluvionate, quindi ovviamente a partire dall'Emilia Romagna, per un ulteriore 1,2 miliardi di euro che si aggiungono ovviamente alle risorse già stanziate dal governo. In this month, in the past few months, we've been working together quite hard, and we have, and I would like in this respect to, also because we managed to achieve very relevant and useful results, so I would like to thank all of the people involved, the staff, all of the people in particular, Bjorn Carne, for doing this and being involved in this, and for the help that we have received. The most important thing we've been doing is the revision of the National Recovery and Resilience Plan, which we started, as you all know, despite the fact that many people said this was not possible. On the contrary, revision of the plan was possible and was necessary, was due because of the changed framework we are in. And thanks to this revision of the National Recovery and Resilience Plan, it was possible to release 21 billion euros. And out of this, 1,200 million will be earmarked for this region, for these areas, on top of all of the other resources which have already been allocated. Queste risorse, oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone edificate, dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico, consentiranno di portare anche avanti azioni di risanamento ambientale, mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, garantendo un livello decisamente più elevato di controllo e di gestione del rischio di alluvione, ma anche il ripristino, la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, delle strutture sociosanitarie, delle scuole, delle infrastrutture sportive, delle reti energetiche. Cioè, con queste risorse noi facciamo ricostruzione, ma facciamo anche una cosa che è altrettanto importante, più importante ancora se vogliamo, che è la prevenzione rispetto a eventuali ulteriori eventi di questa natura. These resources have been and have to be used for improving the safety of the areas, improving the safety of the hydrogeological basins, and reducing and mitigating the risks. And